Uno degli interventi più significativi per Pescara, la riqualificazione della piazza intitolata a Emilio Alessandrini, il giudice pescarese ucciso a Milano da un commando terroristico, partirà entro l'estate, insieme ad importanti interventi sul Media Museum. Si chiude così una pagina di degrado durata decenni. 2 anni fa, la partecipazione al bando del PNRR, poi i tempi tecnici dovuti alle varie autorizzazioni. 1.900.000 euro i fondi del piano nazionale, a cui si è aggiunto un 10% di altri fondi statali, per un totale di 2.090.000 euro. Stiamo trasformando la città con interventi significativi attraverso una struttura che era abituata a lavorare un decimo rispetto ai risultati che stiamo ottenendo adesso. È la magia del PNRR, evidentemente, ma anche credo l'impegno di tanti che ci stanno mettendo il cuore, la passione, il sentimento per arrivare a far sì che Pescara sia sempre più bella, sempre più attrattiva. E poi stiamo investendo molto sulle operazioni culturali, perché questa città si sta trasformando dal punto di vista culturale. Era una città che guardava avanti, che trascurava il passato. Oggi invece questi elementi diventano caratterizzanti di una città che vuole primeggiare in ogni situazione. Qualche particolare di questo progetto? Qualsiasi intervento ha l'avallo culturale della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici. Ci sarà verde, ci sarà acqua, ci sarà la valorizzazione del monumento che è già al centro della piazza, ci sarà una nuova pavimentazione. In più, per il Media Museum andremo a rinsaldare la struttura perché aveva dei problemi anche di staticità. Dopo anni di richieste arriva intanto un piccolo step importante per una struttura che è il simbolo di Pescara. È un primo passo, ci sono questi soldi destinati, questo finanziamento destinato dal Ministero dell'Interno che evidentemente dovrà essere suddiviso tra piazza e Media Museum. Abbiamo questa piazza che apre, diciamo, apre lo spazio alla visione, al Media Museum e al MOC che verrà. Vogliamo che ci siano due aspetti, il museo, diciamo, propriamente detto, con il materiale di Flaiano che già contiene ed è moltissimo, è storico, è culturale, è importantissimo. E poi l'officina, perché? Perché in esso si svolgeranno e si darà anche importanza alle arti dello spettacolo, la regia, la sceneggiatura e tutto quello che insomma concerne quest'arte straordinaria che continua ad attrarre sempre più persone.